Ed eccoci qua in una location direi diversa rispetto alle ultime, Enzo Tardini, il Franchi, eccolo qua, il mare di Cervia, sicuramente meglio di questo faccione. Allora, velocemente per commentare, poi domani saremo al Franchi, quindi sarò al Franchi, quindi insomma ci sarà modo di commentare anche la partita in tempo reale o comunque al termine della partita. Innanzitutto se volete iscrivetevi al canale, tanto basta cliccare in basso e trovate il logo con scritto iscriviti. Cliccate lì e iscrivetevi. A parte questo, oggi giornata importantissima per il futuro, ci auguriamo, della Fiorentina, nel senso che la Fiorentina sembra davvero a un passo dal passaggio di consegne da Dida Valle a Rocco Commisso, questo miliardario, duecentesimo uomo più ricco, se non sbaglio, d'America, secondo la rivista. Una delle riviste più importanti che segue queste cose. Allora, io non vorrei né eccitarmi troppo né andarci cauto, nel senso che io vivo come sempre e cerco di far cronaca ragionando sui fatti. I fatti attualmente sono che c'è un articolo del New York Times che dice che Commisso lunedì prenderà la Fiorentina per 130 milioni. Non ci sono state smentite da parte della CF Fiorentina, il che mi fa presagire che probabilmente il New York Times, che è un illustrissimo riporter quotidiano, ci abbia azzeccato. Tuttavia non voglio eccitarmi troppo perché chiaramente guardando anche le presidenze americane sono arrivate in Italia, Pallotta, Tacopina, Saputo, insomma non è che abbiano fatto grandi cose, anche se con la Roma oggettivamente al di là della contestazione di quest'anno, insomma la Roma l'anno scorso ha sfiorato la Champions League, ha avuto grandi giocatori e tutto quanto, però onestamente mi sembra a me che non è che abbiano fatto benissimo o comunque abbiano portato una ventata di liquidità, di soldi da poter dire oh che meraviglia arriva l'americano. Sicuramente è una novità, è una scossa importante, è una notizia che non doveva uscire oggi, ma sarebbe dovuto uscire lunedì, ma purtroppo si sa nel mondo del giornalismo quando dice una cosa e quando non la fanno. Nel complesso vi dico, non mi voglio né entusiasmare né buttare giù, perché ancora la cosa non è ufficiale. Il fatto però, come dicevo, che non viene data nessuna smentita da parte della Fiorentina mi fa pensare che davvero ci sia del vero. Due cose però non mi tornano. La prima, appunto, la tempistica, cioè che una partita prima, cioè una notizia prima di una partita importantissima, l'ultima del campionato, far arrivare una notizia, far trapelare una notizia di questo tipo è rischiosissimo perché chiaramente destabilizza l'ambiente. E questo è il primo dubbio. Il secondo dubbio è sui 130 milioni che sono stati, o meglio, dovranno essere messi da parte di Rocco Commisso nelle tasche di Della Valle. Mi sembra strano perché l'anno scorso Diego Della Valle aveva diciamo, valutato circa 300 milioni per cedere la Fiorentina proprio a Commisso e Commisso scappò giustamente a gambe levate. Quindi ora che si sia più che dimezzato il valore, boh, ci può star tutto. Questi 130 milioni probabilmente non tengono conto di Chiesa e quindi probabilmente Chiesa in questi 130 milioni non è considerato in quanto già ceduto, non lo so, sono mie supposizioni, però 130 milioni a fronte dei 300 chiesti della Valle lo scorso anno mi sembrano un po' troppo pochi. Comunque staremo a vedere, lunedì dovrebbe essere la fumata bianca, nel frattempo concentriamoci per la sfida di domani sera, è una partita ovviamente, non importa lo dica io, da dentro o fuori, perché se si perde si va in B, se si vince o se si pareggia si rimane in Serie A e si può davvero iniziare a sognare. Guarda, c'è anche il Gabbiano, è passato un Gabbiano passato poco fa a salutarci, quindi insomma, ci siamo tutti, iscrivetevi al canale se lo ritenete opportuno e forza viola per domani sera. Ciao da tutti!